Approda in consiglio comunale a Palazzo dei Bruzzi la discussione sulla ubicazione del nuovo ospedale. La seduta è stata convocata dal presidente Pierluigi Caputo per oggi pomeriggio alle 15:30. Si spera di arrivare ad una soluzione definitiva alla diatriba tra la regione e l'amministrazione Occhiuto, le cui posizioni in merito al luogo in cui costruire l'infrastruttura sono nettamente distanti. Oliverio, che avrebbe voluto partecipare all'assemblea, pensa a Vaiolise sulla base degli esiti di uno studio di fattibilità che indica quel sito come il più idoneo. Il sindaco, preoccupato da un nuovo impoverimento di una delle porte d'ingresso del centro storico, vorrebbe avviare i lavori nell'attuale sito di Viale della Repubblica. Da 25 anni ormai alle latitudini calabresi, estate significa anche Odissea 2000. Il parco acquatico ha aperto i cancelli ai visitatori che ogni anno si ritrovano all'ombra degli scivoli più affascinanti e mozzafiato d'Europa per un viaggio tra mito e divertimento. Divertimento innanzitutto, divertimento sano e sicuro. Per quanto riguarda il connubio con l'antica Grecia, quello è stato facile perché comunque siamo nel pieno del territorio della Magna Grecia. Rende, Corigliano e Marina di Gioiosa Ionica. In riva al Crati c'è cresciuto Massimiliano Mirabelli. All'ombra del castello che fu di Roberto il Giuscardo tirò i primi calci ad un pallone Gennaro Gattuso. Sulla costa dei Gelsomini, invece, il 25 novembre del 1949 è nato Rocco Commisso. Sui primi due sappiamo tutto, del terzo praticamente nulla. Eppure Forbes, la rivista statunitense che mette in fila i paperon dei paperoni del pianeta, lo ha inserito nella sua speciale classifica delle persone più ricche del mondo, non fosse altro per un patrimonio stimato in 4,5 miliardi di dollari.